Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi finalmente decoro casa per l'autunno. È una cosa che faccio tutti gli anni, quest'anno lo faccio leggermente più in ritardo rispetto agli anni passati perché non ho trovato il tempo per poterlo fare. Sono andata a recuperare tutte le cose autunnali che avevo messo da parte e che ho utilizzato lo scorso anno. Infatti quest'anno non ho fatto shopping per quanto riguarda arredo, piccoli complementi d'arredo autunnali, in quanto le cose che ho sono più che sufficienti, anche perché devo dire che sì, mi piace decorare qualche angolo di casa in base alla stagione, però non amo esagerare. Esagero magari un po' di più durante il Natale, che lì allora mi do un po', mi faccio un po' prendere la mano, ma in autunno giusto qualcosina senza appunto avere chissà quanti decori in giro per casa. Prima di iniziare a sistemare tutto, vi faccio vedere velocemente quello che ho e quelli che sono secondo me gli oggetti, i complementi d'arredo da utilizzare per portare l'autunno in casa. Sicuramente non possono mancare loro dei, non vorrei neanche chiamarli fiori finti perché in realtà sono delle decorazioni. Qui abbiamo delle foglie molto grandi, arancioni con i glitter dorati e qui altre foglie sul giallo e l'arancio, i tipici colori dell'autunno, quindi ci vuole, se si decora a casa per l'autunno, avere qualcosa su questa tonalità di colore. Un'altra cosa che non può assolutamente mancare sono, ovviamente, perché è proprio ovvio, delle zucche, e in questo caso ne ho diverse perché fanno parte di questo set che comprende il vassoio in legno sbiancato, quindi in rovere chiaro, le zucche e le pigne. Questo l'ho preso qualche anno fa e pagato pochissimo e lo utilizzo sempre in questa stagione perché urla autunno da tutti i pori. L'altro vassoio invece è questo, che è molto simile, cambia il colore, infatti questo è bianco opaco, e al posto delle zucche ci sono le castagne, che io amo, infatti le ho prese al supermercato la prima volta quest'anno, questa settimana, e non vedo l'ora di farle perché io sono un amante delle calda arroste. Quando arriva questa stagione inizio a prendere castagne più non posso perché mi piacciono proprio, e trovo questi due vassoi molto molto carini e stanno molto bene sia in soggiorno che in sala da pranzo perché hanno quel piccolo richiamo autunnale, appunto senza strafare. Ovviamente non può mancare una zucca, una classica zucca con occhietti e con la bocca, questa è in porcellana. Normalmente la tengo in casa e all'interno lascio una candela che accendo poi la sera, quelle piccoline. Invece quando ci avviciniamo al periodo di Halloween la sposto fuori, la metto sul tavolino del salottino da esterno, sempre con la candelina accesa, giusto per restare a tema Halloween, e anche lei la trovo molto molto carina. Un'altra cosa che per me non può assolutamente mancare, in realtà durante tutto l'anno, ma specialmente quando arriva questa stagione, quindi arriva il freddo la sera, si sta sul divano con la copertina, le candele. Non possono mancare le candele. E vi presento due super novità di Ava May. Queste sono uscite da pochissimo, proprio da pochi giorni, e non vedevo l'ora di farvele vedere. Sono due candele in formato maxi, come potete vedere. La cosa che mi piace tanto di Ava May, oltre al pack spettacolare, perché tutte le candele hanno il barattolo, il contenitore in vetro e il tappo in vero legno. La candela è realizzata con cera di soia 100% vegana, quindi non dà assolutamente fastidio e non fa male alla nostra salute, cosa importante. Sono prodotti naturali. E questa nel formato maxi ha una combustione fino a 75 ore. All'interno ci sono 550 grammi di cera, quindi è una candela che vi dura un'infinità di tempo. E questa a Vienna ha un profumo buonissimo, questa sa di caffè. Se amate il caffè, non potete non prenderla. Immaginatevi il caffè appena fatto alla macchinetta, ecco, è qua,
è all'interno di questa candela. Poi il colore è decisamente autunnale, infatti questa la voglio utilizzare per decorare casa perché non solo sono molto profumate, ma vanno anche a decorare un angolo di casa. E in particolare ho selezionato questa e quella che vi faccio vedere dopo, ma in realtà anche altre due, proprio per i colori che hanno, quindi sui toni del marrone, colori caldi, perfetti proprio per l'autunno. L'altra novità invece è questa, Bruxelles, e questa profuma di waffle appena sfornati. Tra l'altro questo formato rilascia un profumo ancora più intenso grazie ai quattro stoppini che ci sono all'interno della candela. Le potete trovare anche nella versione standard e non a caso ho scelto queste, che sono altre due fragranze che amo particolarmente. Questa è Zurigo e profuma di cioccolato. Sa tantissimo di cioccolato, anche questa è molto buona, non l'ho ancora accesa ma da spenta ha un profumo pazzesco. E l'altra che io amo, infatti l'ho già provata e mi piace davvero tanto, è Strasburgo. Questa profuma di caramello allo stato puro. Infatti sono, come avete visto, tutte fragranze dolci. Io amo le candele dolci, in realtà mi piacciono le candele in generale, ma se proprio devo scegliere una profumazione io vado per le candele dolci: vaniglia, caramello, cioccolato. Ma ovviamente potete trovare tante altre fragranze, ma non solo, anche spray per ambienti e diffusori, che sono un bellissimo complemento d'arredo. Comunque qui in descrizione vi lascio scritto tutto, il link e anche il codice sconto, perché sicuramente c'è un codice sconto e lo trovate scritto guardando in info box. E gli ultimi due oggetti autunnali sono loro, questo bellissimo scoiattolo con la pigna in mano. Guardate quanto è carino, è bellissimo, è fatto molto molto bene. E poi lui, un vassoio, diciamo così, in realtà nasce come vassoio e lo utilizzo come vassoietto, o meglio come oggetto decorativo al quale puoi appoggiare sopra candele e quant'altro, ed è fatto con il tronco di un albero. Infatti come vedete non è proprio perfetto il ceppo del tronco di un albero, ma è bellissimo, molto molto carino, e lo trovo proprio perfetto per questa stagione. Quindi secondo me anche una cosa di questo tipo non deve mancare se volete arredare un po' casa per l'autunno. Direi che è giunto il momento di iniziare a utilizzare tutte queste cosine e metterle qua e là per casa. Venite con me.
come avete visto, poche cose, ma nel posto giusto fanno subito la differenza e creano una bella atmosfera autunnale. Fatemi sapere qui nei commenti se voi avete decorato casa, se avete intenzione di farlo e come e cosa avete utilizzato, cosa avete scelto per decorare casa a tema autunnale. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto per non perdervi i prossimi video. Un bacione, a presto, ciao!